Buonasera dal TGN, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Uno dei primi ambiti che entreranno a far parte del nuovo piano casa del Comune di Milano è via San Romanello. Siamo andati a verificare la situazione di questa profonda periferia del capoluogo lombardo. Jacopo Casoni. Via San Romanello è una strada di confine. Siamo in fondo a via Novara, più vicini a Settimo che al cuore di Milano. Una strada che da ieri è più famosa. È uno dei quattro ambiti dai quali partirà il piano casa annunciato da Sala e dall'assessore Bardelli. Proprio qui, nell'area dell'ex deposito dei veicoli rimossi dalla polizia locale, è previsto uno degli interventi di housing sociale messi nero su bianco dal comune. Entro fine anno si inizieranno a raccogliere le manifestazioni di interesse per quell'area, ha assicurato Palazzo Marino. Ma allora scopriamo qualcosa in più rispetto a via San Romanello. I 7.000 metri quadrati del futuro intervento sono una buona porzione di un terreno che ora sembra una piccola rimessa per pullman. Ce n'è pure uno, griffato Milan. I gabbiotti dei Ghisa sono pronti per essere smantellati. Lo spiazzo si allarga per metri a centinaia tra gli arbusti, se ne intravede l'ampiezza. L'area è adiacente a quella sulla quale sorgono le case popolari MM, contesto piuttosto fatiscente, con problematiche di infiltrazioni e facciate decisamente rivedibili. Dall'altra parte della strada, proprio lì di fronte, un cantiere aperto, nuove residenze con tanto di ampio giardino condominiale, nulla di sociale o popolare. Via San Romanello si appresta a cambiare faccia, insomma, con una vocazione a quel mix sociale del quale spesso la politica si riempie la bocca per progettare i futuri quartieri popolari. Sarà un bel test, interessante, al quale però bisognerà fornire un supporto dal punto di vista dei servizi, carenti nella zona, sia da un punto di vista dei presidi commerciali e non solo, che da quello dei trasporti. Intanto il piano casa però parte da qui, da una periferia che è quasi un altrove, da un terreno comunale che dopo la bonifica già effettuata si appresta a diventare un pezzo di città. Una notizia giunta pochi istanti fa in redazione, perché da circa mezz'ora, e lo possiamo vedere anche tramite Milano Today, un uomo si è arrampicato ad un'altezza di circa 20 metri della facciata principale della stazione centrale di Milano. Cinque i mezzi del comando di vigile fuoco che stanno intervenendo, oltre ovviamente ai soccorritori del 118 e il personale della Polfer, la polizia ferroviaria. L'uomo è riuscito a raggiungere il tetto appunto a un'altezza di 20 metri, intorno alle 18:30 di oggi. Sul posto i vigili. Non è ancora chiaro se si tratti di una bravata o di un gesto disperato. In questi istanti i pompieri stanno cercando di capire come farlo scendere o se raggiungerlo con una scala per aiutarlo. Secondo le testimonianze raccolte, pare che l'uomo stia urlando frasi sconnesse. Ci auguriamo che questa vicenda possa risolversi nel miglior modo possibile con l'intervento dei vigili e ovviamente l'uomo che scenda senza troppe storie e senza danni. 3 giorni di pioggia da oggi fino a domenica. A Milano non si arresta la morsa del maltempo e la Protezione Civile del Comune ha informato che la Regione ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 12 di sabato, domani 26 ottobre, fino a prossimo aggiornamento. La Protezione Civile ha stilato un vademecum di norme da seguire in caso di allerta, oltre a mantenersi sempre aggiornati sulle condizioni del tempo, è bene prestare attenzione ed essere prudenti in caso di attività all'aperto, da ridurre al minimo, proteggere i locali che si trovano al piano strada e mettere al sicuro le auto che potrebbero essere colpite da oggetti o alberi. Inoltre si consiglia di evitare i locali sotto il livello stradale, le zone allagabili, ponti e sottopassi e di non sostare nei pressi degli argini dei fiumi e dei corsi d'acqua. Nel weekend la perturbazione associata alla saccatura atlantica raggiungerà l'Italia nord-occidentale e la Sardegna, dando luogo a un peggioramento con piogge e temporali anche forti, possibili nubifragi e locali criticità idrauliche e idrogeologiche. L'assessore del Comune di Milano Censi torna sul presidio di ieri in via Superga per chiedere maggior tutela per i ciclisti dopo l'ultima tragedia. Sentiamo. Il giorno dopo è ancora il tempo della riflessione. Il presidio di ieri sera in via Soperga, all'angolo con via Marocco, dove l'11 ottobre Francesco Caputo, 35 anni, è stato vittima dell'incidente che gli è costato la vita con quella portiera aperta all'improvviso, ha lasciato il segno.
commozione ma anche indignazione da parte del popolo delle due ruote, che ha chiesto a Milano di tutelare maggiormente chi si muove sui pedali. Oggi l'assessore Censi torna su una battaglia che, dice lei, vede Milano troppo sola. Avremmo bisogno di un supporto in più da parte della normativa nazionale, avremmo bisogno di collaborazione, non di essere a volte ostacolati su questioni, diciamo, anche puramente tecniche. La volontà dell'amministrazione è quella di andare con costanza, determinazione, forza e velocità nella direzione del miglioramento della sicurezza e della percorribilità delle nostre strade. Ieri c'erano ancora SUV in doppia fila in via Soperga, raccontano i ciclisti presenti al presidio, le bici a terra per testimoniare una paura, per ricordare chi non c'è più. Sono 19 le vittime del 2024 a Milano, un numero che chiama tutti a una responsabilità. Tutti, compresi i ciclisti più indisciplinati, ma soprattutto chi si muove più in sicurezza a bordo di un'auto rispetto a chi è a tutti gli effetti più fragile e vulnerabile sulla strada. Il comportamento di ciascuno di noi è importante per rispettare le regole. Ognuno di noi deve sapere che l'attenzione, la limitazione della velocità e il rispetto delle regole serve a garantire la propria sicurezza e la sicurezza di coloro che incontriamo. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Ha dato seguito alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di un quinto giovane. Sono accusati a vario titolo di rapina pluriaggravata in concorso, tentata rapina pluriaggravata in concorso, lesioni aggravate in concorso e furto aggravato in concorso per fatti criminosi commessi nelle stazioni della metropolitana 5 di Milano tra la fine di aprile e l'inizio del maggio di quest'anno. L'attività investigativa che è stata condotta dai poliziotti della squadra investigativa appunto del commissariato Sempione ha preso il via da una serie di episodi di un gruppo di diversi giovani di origine nordafricana, risultati successivamente con numerosi precedenti penali a carico e senza fissa dimora sul territorio nazionale, che hanno commesso una serie di rapine e furti con strappo nelle stazioni della linea automatizzata 5 della metropolitana. Tra le vittime un minorenne a cui è stato sottratto un cellulare, una ragazza a cui è stato strappato un bracciale, mentre a un'altra hanno tentato di rubare una collana d'oro, e un 83enne a cui è stata strappata una collana d'oro. A Milano 5 atenei su 8 hanno una rettrice donna, per la prima volta nella storia delle università milanesi. Dunque il numero delle rettrici ha superato quello dei rettori: Università degli Studi di Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Università Statale, Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 1 novembre lo IULM sono state affidate a una guida femminile. Per discutere di pari opportunità, il sindaco Giuseppe Sala le ha incontrate questa mattina a Palazzo Marino nella sala dell'orologio. Hanno risposto alle domande degli studenti del liceo Tenca, dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale Oriani Mazzini e della Consulta Provinciale degli Studenti. A margine il sindaco ha poi parlato del tema sicurezza a Milano, che riguarda anche la popolazione femminile. Il diritto alla sicurezza è fuori. Ognuno vive le sue esperienze, io ti dicevo, non sono padre, ma vivo con la mia compagna che ha 3 figli, 2 sono femmine, una di 21 anni e una di 16 anni. Uscirei dalla logica, le ragazze non possono più uscire in casa perché non è così, e uscirei dalla logica, è tutto facile. Cosa bisogna fare? Noi stiamo cercando di assumere molti più vigili e alla fine del mio mandato, io l'ho promesso, lo farò, arriveremo a un numero di vigili, a 3.750 vigili, un numero che Milano non ha mai avuto perché siamo coscienti del tema. Stiamo lavorando per mettere i vigili, cercare per quanto possibile far sì che essi agli uffici e stiano nei quartieri vicino alla vita dei cittadini. Stiamo cercando di fare queste cose. Dopodiché bisogna lavorare su alcuni aspetti tecnici. La città più è illuminata e meglio è, per fare un esempio. Abbiamo un tema delicato rispetto al quale non è facile dare una risposta, che è ovviamente più a lungo il trasporto pubblico funziona meglio è, ma poi vai a riscontrare con la sostenibilità economica delle cose. Stiamo facendo una serie di cose, però è chiaro che quando si parla di sicurezza io penso soprattutto a tornare alle donne.
Il teatro Invito di Lecco ha ospitato ieri la performance teatrale Non doveva succedere, uno spettacolo in cui gli operatori di ATS Brianza hanno raccontato storie di infortuni sul lavoro realmente accadute e delle quali si sono occupati in prima persona. Il progetto punta a sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro utilizzando il veicolo teatrale come potente stimolatore di emozione e riflessione. Michele Marchetti. 5 infortuni gravi sul lavoro, 5 storie vissute direttamente dagli operatori di ATS Brianza e raccontate ieri sul palco del Teatro Invito di Lecco per sensibilizzare sul tema della sicurezza e aumentare la consapevolezza delle responsabilità che ciascuno porta nel garantire ambienti di lavoro sicuri. Non doveva succedere è la performance evocativa portata in scena da 13 operatori della struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di ATS Brianza nell'ambito del progetto In Safe Lab, che da ottobre è aperto alle scuole del territorio di Lecco per veicolare anche ai giovani il messaggio dell'importanza della sicurezza sul lavoro. La rappresentazione è stata ideata e realizzata in collaborazione sotto la guida di Alberto Bonacina, direttore artistico della compagnia di produzione e promozione teatrale Lo Stato dell'Arte. Un cantiere edile. Il palo sollevato da una gru colpisce il cestello che si ribalta. Comincia il volo per entrambi. Un uomo urla e cammina selvaggiamente nel perimetro delimitato del cantiere. Mi ricorda un animale in gabbia. La scelta di portare in scena storie di infortuni, come spiegato nel prologo della rappresentazione dal direttore generale di ATS Brianza Michele Bright, è stata presa nella convinzione che il teatro abbia la capacità di colpire profondamente la sensibilità degli individui, rappresentando uno strumento innovativo di formazione e informazione allo stesso tempo. Il titolo di questa iniziativa è Non doveva succedere. È stato un racconto davvero emozionale che ha coinvolto in prima persona gli operatori. Una bellissima esperienza che arricchisce la nostra competenza, la nostra capacità di rispondere a un problema che è un problema di natura sociale e che purtroppo cresce in continuazione. Delfina Colombo è la nuova presidente delle ACLI milanesi, classe 1967, sposata un figlio, è la prima donna a guidare l'associazione milanese in 80 anni di storia, avvocata dal 1992 al 1999, è stata responsabile dell'ufficio legale del CEAS, l'associazione dedita al recupero di giovani tossicodipendenti, responsabile scientifico del progetto carcere, poi consulente legale di Caritas. In quegli anni si è avvicinata alle ACLI, dapprima occupandosi dell'assistenza legale delle ACLI COLF e poi assumendo via via incarichi sempre più importanti. L'elezione è avvenuta ieri, a qualche giorno dal 32esimo congresso provinciale di ACLI Milano e Monza Brianza. Il ruolo centrale della formazione per lo sviluppo economico, la capacità di intercettare i bisogni delle aziende rispondendo con percorsi didattici e pratici mirati, pieno sostegno alle azioni per favorire l'espressione di giovani talenti, questi alcuni dei temi affrontati dall'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro Simona Tironi, intervenuta oggi a Palazzo Lombardia ai lavori del 36esimo seminario di formazione europea intitolato Formare al lavoro per trasformare la vita, il futuro e adesso. La formazione oggi rappresenta la prima vera sfida che noi come Regione Lombardia stiamo affrontando a più mani e sotto diversi aspetti, ponendo innanzitutto i nostri giovani al centro e quindi la persona con dei percorsi personalizzati che consentono loro di formarsi a 360 gradi sia con le competenze personali e anche professionali. Oggi hanno scelto Milano, hanno scelto la Lombardia come capitale della formazione professionale e questo per noi è un riconoscimento importante per l'investimento che ogni giorno noi dedichiamo proprio alla formazione dei nostri ragazzi che sono la vera ricchezza e quindi quella benzina che andrà poi ad alimentare tutto il mondo economico produttivo, tutti i nostri sistemi rendendoli sempre più competitivi. Oggi noi nella nostra offerta formativa inseriamo praticamente ogni anno un adeguamento di quelle che sono le tecnologie proprio per dare le migliori competenze, le competenze che servono proprio ad aprire quella porta sul mondo, sul futuro, così come dice molto bene il seminario di oggi, guidando poi anche il progresso tecnologico e cercando anche di migliorare il progresso tecnologico dettato oggi da tantissime variabili. Collaborazione sempre più stretta tra Lombardia e Paesi Bassi per sviluppare strategie comuni in ambito
dei trasporti e della mobilità. Questo è uno degli obiettivi raggiunti da Franco Lucente, assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile, nella sua missione istituzionale a Rotterdam e nella regione del Zuid-Holland. Su questo territorio la delegazione lombarda ha avuto modo di visitare importanti hub della mobilità come il porto, il complesso sistema delle vie d'acqua e realtà imprenditoriali della cantieristica navale. A due giorni di missione in Olanda per confrontarci su tutto quello che è il mondo dei trasporti, della mobilità, e oggi siamo a visitare un cantiere dove vengono realizzate delle navi, dei sommergibili, e ci siamo confrontati in una riunione in quello che può essere anche il mondo del trasporto e dell'intermodalità dei porti anche lombardi come quello di Cremona e di Mantova per il trasporto merci. Ma nei giorni scorsi abbiamo potuto anche vedere, toccare con mano quello che è il sistema della mobilità dolce con le bici, una nazione, quella olandese, che utilizza le bici con un criterio anche volto alla sicurezza e al controllo, cosa che vorremmo portare anche in Lombardia. E da non dimenticare anche il trasporto pubblico per via la quale come i taxi o i bus d'acqua, quindi i taxi che abbiamo utilizzato e che funzionano in maniera molto efficace e che potremmo anche pensare per i nostri laghi, così come il bus d'acqua che consente un trasporto pubblico che in zone molto particolari della Lombardia potrebbero essere funzionali ad un sistema trasportistico che molto spesso da noi non funziona. Cambiamo argomento. Festa alla Fabbrica del Vapore per i 30 anni della pubblicazione Vita, impresa editoriale del terzo settore. È stata l'occasione per parlare di molti temi con un focus sulla disabilità. Il servizio. 30 anni di vita in tutti i sensi, tempo che scorre per tutti, storia di quella finestra aperta sul mondo del terzo settore che tra editoriali e copertine ha raccontato tre decenni a modo suo. E quel mondo è cambiato parecchio e cambierà ancora. Il come vivremo, il titolo di questa festa di vita, va in qualche modo indirizzato. La valorizzazione di alcuni principi, come il principio dell'altruismo, della solidarietà, della collaborazione, piuttosto che quelli della competizione o del capitalismo spinto, ci consentono, lo dico molto banalmente, di avere vite migliori, di stare meglio in relazione e in rapporto con gli altri. Una ricerca certifica che al 43% degli intervistati piacerebbe lavorare nel terzo settore, e che chi si occupa del sociale è percepito come più felice, coraggioso e meno stressato rispetto a chi lavora nel profit. Alla Fabbrica del Vapore si ragiona, si discute, panel tematici dalla sanità alla comunicazione, ma anche un focus sulla disabilità sviluppato attraverso una call dedicata a studenti dell'ultimo anno delle superiori e delle università. Li abbiamo invitati a ragionare, progettare, a co-creare nuove idee, soluzioni, prodotti, servizi che possano rispondere in maniera concreta, efficace a tutti i temi della disabilità, quindi a rompere le barriere, a superare i pregiudizi, a rendere la società per tutti più inclusiva. Parole chiave scritte sui fogli, startup in itinere, giovani che si interrogano e provano a darsi risposte su un futuro che deve essere inclusivo, una vita nuova che nasce da quei 30 anni di cammino che questa due giorni sintetizza e festeggia. Domani sera in Duomo Monsignor Mario Delpini presiederà la veglia diocesana missionaria con la consegna del crocifisso a 7 missionari partenti per i 4 angoli del mondo. Da qualche anno nella stessa celebrazione ha luogo anche la Redditio Simboli, rito con cui circa 250 giovani diciannovenni provenienti da tutta la diocesi consegnano la regola di vita nelle mani dell'arcivescovo. Anna Maria Braccini. Domani sera, 26 ottobre, dalle 20.45, l'arcivescovo di Milano presiderà la veglia missionaria e la Redditio Simboli.
due momenti tradizionali della vita della Chiesa Ambrosiana, uniti per il terzo anno consecutivo in un'unica celebrazione. Scelta che nasce dal desiderio di trasmettere alle nuove generazioni le motivazioni che spingono i missionari a diffondere il Vangelo in tutto il mondo. Nel corso della veglia l'arcivescovo consegnerà il crocifisso, simbolo del mandato missionario, a 7 partenti: un sacerdote fideidonum ambrosiano destinato a Cuba, alcune suore di diversi istituti che andranno in Camerun, in Brasile e in Vietnam, infine dei laici. Nell'ambito della stessa celebrazione è previsto anche un momento di accoglienza di 19 sacerdoti diocesani provenienti da vari stati dell'Africa, dell'India, del Myanmar e del Nicaragua, di 2 religiosi e di 9 suore provenienti da Indonesia, America Centrale e Portogallo, persone che si trovano attualmente in terra ambrosiana per motivi di studio o per iniziative pastorali. Sempre durante la celebrazione si svolgerà anche, come detto, la Redditio Simboli, nella quale un gruppo di circa 250 giovani provenienti da tutta la diocesi, per lo più 19enni, consegnerà nelle mani dell'arcivescovo la regola di vita, cioè lettere in cui ciascuno di loro esprime gli impegni che intende assumere per crescere nel cammino della fede. Prima della celebrazione si terrà un aperitivo in piazza Santo Stefano, pensato per i giovani ambrosiani e i missionari, come occasione di conoscenza e di condivisione. E al termine di questo momento conviviale, a cui parteciperà anche Monsignor Delpini, tutti i partecipanti si recheranno a piedi, con lo stesso arcivescovo, verso il Duomo. Vi ricordo, dopo questo telegiornale, la striscia quotidiana La Chiesa nella Città Oggi, a cura di Anna Maria Brazzini, che stasera offre un approfondimento sulla veglia in Duomo e un ricordo di Don Carlo Gnocchi nel giorno della sua festa liturgica, e a 15 anni esatti dalla beatificazione. A seguire il telegiornale sportivo, quindi Nova Stadio Sprint, e alle 21 Linea d'Ombra con Adriana Santacroce. È tutto, grazie alla cortese attenzione. Dal TGN l'augurio di una serena serata e di un buon fine settimana. Arrivederci.